Signore, noi ti ringraziamo per la tua fedeltà, per il tuo amore, per la tua grazia, per la tua onnipotenza e ti preghiamo in questa sera manifesta la tua gloria in mezzo a noi, opera nella nostra vita, ti presentiamo Signore quanti hanno bisogno del tuo intervento e sono qui presenti stasera, in questo momento comincia l'opera tua di grazia e di liberazione e noi ti diamo la lode e la gloria nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.
libro dei Re, capitolo 3, dal verso 5. A Gabaon l'Eterno apparve di notte in sogno a Salomone e Dio gli disse: chiedi quello che vuoi che io ti dia. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide mio padre, perché egli camminava dinanzi a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa gran benevolenza e gli hai dato un figliuolo che siede sul trono di lui come oggi avviene. Ora, o Eterno, o mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, in luogo di Davide mio padre, e io non sono che un giovinetto e non so come condurmi. E il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tant'è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, onde egli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo, discernere il bene dal male, poiché la giustizia per questo tuo popolo, che è così numeroso, chi la potrebbe mai amministrare? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta, e Dio gli disse: giacché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio secondo la tua parola e ti do un cuore savio e intelligente, in guisa che nessuno è stato simile a te per l'innanzi e nessuno sorgerà simile a te in appresso. Ed oltre a questo ti do quello che non mai domandato, ricchezze e gloria, talmente che non vi sarà durante tutta la tua vita alcuno fra i re che possa esserti paragonato. E se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si svegliò, ed ecco, era un sogno. Tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse olocausti, sacrifici d'azione di grazia, e fece un convito a tutti i suoi servi. Vogliamo brevemente meditare una parola, che è la parola di Dio, al verso 5. E Dio gli disse: chiedi quel che vuoi che io ti dia. E Dio gli disse: chiedi quel che vuoi che io ti dia. Se quella richiesta fosse stata fatta a noi, come avremmo risposto? Nella Bibbia c'è chi ha chiesto cose inutili, futili, secondarie, e altri che hanno chiesto cose preziose. Ma prima di tutto consideriamo chi è che fa questa offerta. Non è un uomo, è Dio, il creatore del cielo e della terra, colui che ha creato tutto dal nulla e che può, come abbiamo sentito, soddisfare ogni desiderio umano, anche quelli più impossibili. Poi consideriamo il grande amore di Dio. È Lui che viene a noi. Invece di noi chiedere a Lui, è Lui che chiede per primo a noi: chiedi quel che vuoi che io ti dia. Consideriamo la sua benignità, la sua longanimità, la sua misericordia, e consideriamo il suo interesse per noi. Nella scrittura ci sono persone che hanno chiesto cose poco importanti, e queste ci sono unicamente per dare una lezione a noi: facciamo attenzione a quello che chiediamo. Un giorno un re si ammalò, si chiamava Ezechia.
s'ammalò e Dio gli fece sapere per il profeta: preparati perché è venuto il tempo che tu devi morire. E Ezechia cominciò a piangere. Dice la scrittura che voltò la faccia contro il muro, come fanno i bambini quando vogliono qualcosa, e cominciò a piangere e chiese a Dio di prolungargli la vita. Ora il piano di Dio era di portarselo via, e invece lui volle che la vita fosse prolungata. Che cos'è la vita rispetto all'eternità? Troppo spesso siamo attaccati a questa vita piuttosto che essere attaccati all'eternità. E alla fine Dio gli disse: va bene, io volevo farti un piacere, volevo portarti via presto, tu vuoi rimanere? Allora io ti faccio sapere che tu vivrai altri 15 anni. Ve lo immaginate? Se Dio dicesse a noi esattamente la data della nostra morte, non credo che staremo più tanto in pace. Perché cominceremo a fare i calcoli, meno 1, no? Oppure meno 14, meno 13, meno 12, eccetera, eccetera. E sarebbe difficile. Ora, perché Dio voleva portarlo via prima? Perché c'era un problema. Sapeva che in questi 15 anni, se lui fosse rimasto sulla terra, avrebbe passato tanti guai. E siccome Dio ci vuole bene, vuole portarci via quando vuole lui. Dio allunga la vita o l'accorcia se per il nostro bene. Se per il nostro bene vuole allungarla la vita, l'allunga. Per il nostro bene l'abbrevia. Questo forse spiega il perché alcuni muoiono giovani, altri muoiono vecchi, altri muoiono di morte subitanea, altri muoiono con incidente, altri muoiono dopo una lunga malattia. Noi ci facciamo tutti questi problemi, ma è tanto semplice. Dio sa il meglio, lui sa come deve agire, lo fa per il nostro bene eterno. Ma Ezechia avrebbe potuto dire: Signore, tu mi porti via, mi hai fatto sapere che mi porti via, mi preparo e me ne vado. Invece no, Ezechia, dinanzi alla dichiarazione di Dio, non fece altro che richiedere altra vita. Passò tanti guai in quegli ultimi 15 anni e li fece passare anche agli altri. Un'altra richiesta è di un uomo, uno sconosciuto, i Vangeli non ci dicono il nome, che si accosta a Gesù e dice: Signore, pensate, andava da Gesù per chiedergli che cosa? La vita eterna? No! Signore, c'è un problema di divisione d'eredità fra me e mio fratello, mettiti in mezzo, facci fare pace. Ma vi pare logico? Il figliuolo di Dio, sceso dal cielo, che doveva venire a impelagarsi in un problema che era una divisione d'eredità. Lui era venuto per fare una missione molto più grande. Che gli chiedi? Quello gli ha chiesto la divisione dell'eredità. Ancora, i farisei, che cercavano sempre di fare a Gesù domande insidiose invece di chiedere a Gesù le cose importanti che riguardavano veramente l'eternità, fanno per esempio al Signore l'insidiosa domanda del tributo a Cesare: dobbiamo pagare le tasse al governo romano, sì o no? Era insidiosa la domanda, perché la risposta poteva voler dire qualcosa di molto grave. Se Gesù avesse detto: no, non dovete pagarlo, immediatamente lo denunciavano alle autorità romane e lo facevano arrestare. Se Gesù avesse detto: dovete pagarlo, allora dicevano: vedete, lui è un collaborazionista con l'impero romano che ci domina. Ma pensavano di prendere Gesù e metterlo in difficoltà. Egli, che è la sapienza di Dio, risponde: datemi una moneta. E a me sembra di vederli questi farisei che tirano fuori questa moneta romana, era una moneta ritenuta addirittura contaminata, talché nel tempio non poteva essere versata, la prendono con due dita, la danno al Signore, dicono: ecco, chi c'è? Chi è l'effigie di qui? È l'effigie di Cesare. E Gesù risponde: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed è molto importante. Non credo che oggi ci sia bisogno
di dire alla gente data a Cesare quello che è di Cesare, perché a Cesare diamo tanto e a Dio che diamo tanto poco, Signore aiutaci. Ma avrebbero potuto chiedere altre cose importanti. Così ugualmente a un certo punto si presentano i sadducei per ridicolizzare Gesù con una domanda così teologica, per modo di dire. Raccontarono la famosa storia di quella donna che era stata sposata a 7 fratelli, perché ogni volta che questa donna sposava uno di questi fratelli moriva. Doveva essere abbastanza grama per produrre una cosa del genere. E io mi immagino che, se questo è un fatto vero, l'ultimo fratello, dopo aver visto 6 dei suoi fratelli morire, chissà con quale preoccupazione sposò questa donna. Ma la domanda è: in cielo di chi sarà la moglie? Pensate un po' che problema. E Gesù seppe rispondere, rispose loro pagandole della stessa moneta. Loro non credevano all'eternità, non credevano al mondo degli angeli, e Gesù dice: ma in cielo noi saremo come gli angeli di Dio. Ed essi non ebbero il coraggio di proseguire. Però questi sadducei si trovarono dinanzi al Signore, avrebbero potuto chiedere: Signore Gesù, che posso fare io per ereditare la vita eterna, che era molto importante? Oppure due discepoli molto simpatici, anche se molto violenti, molto virulenti, Giacomo e Giovanni, i famosi Boanerges, che un giorno, i due evangeli ci danno due relazioni diverse, e a me sembra che sia più o meno andata così: mandarono prima la madre a implorare, a fare la raccomandazione, e visto che non era riuscita la mamma, andarono poi loro a dire: Signore, noi vogliamo che quando vieni nel tuo regno noi siamo una a destra e una a sinistra. Non era meglio che avessero detto: Signore, quando tu vieni nel tuo regno noi vogliamo stare con te, non ci importa dove, purché siamo con te. Domande secondarie, però ci furono anche alcune richieste preziose. Chiedi quello che vuoi che io ti dia. E Salomone aveva la possibilità di chiedere tante cose, però dice la scrittura che prima di tutto non chiese vita lunga. E nell'Antico Testamento una lunga vita era un segno di grande favore. Ezechia piangerà perché voleva la lunga vita, ma Salomone non chiese lunga vita. Salomone non chiese neanche ricchezze, e ne aveva bisogno perché doveva costruire questo tempio, e in realtà il materiale che era stato raccolto non era ancora abbastanza. La cosa più logica avrebbe potuto dire: Signore, io ti voglio costruire un tempio e mi occorre tanta ricchezza e tanto materiale veramente prezioso per costruire il tempio. Ma non chiese ricchezze. Non chiese neanche di vendicarsi sui nemici. Sono alcuni, perfino cristiani, che dicono: Signore, lo vedi quello che mi ha fatto? Puniscilo. Lascia stare, che il Signore sa lui come deve fare. Gesù dice: amate i vostri nemici. Che cosa chiese? Chiese qualcosa di prezioso. Io, Signore, ti chiedo un cuore intelligente che possa discernere il bene dal male. Questa è una bella richiesta, perché quando una persona è saggia, allora ha con sé tutta la ricchezza del presente e del futuro. E Dio accettò questa proposta. Un'altra richiesta preziosa, per esempio, è la richiesta della donna adultera. Un giorno presero una donna in adulterio, stranamente portarono solo la donna, l'uomo no, era una società maschilista quella del tempo, e la condussero dinanzi al Signore per dire: Signore, l'abbiamo trovata in flagrante adulterio, la legge dice che deve essere lapidata, tu che dici? E in questo caso, unico nella Bibbia, Gesù non parla, la donna non parla. Gesù, voi sapete, si mette a scrivere a terra
Voi potete immaginare quello che capita quando voi vedete uno che scrive per terra, la prima cosa che la gente fa comincia a guardare quello che c'è scritto. Non sappiamo quello che c'è scritto, ma sappiamo una cosa, che come si accostavano e leggevano quello che era scritto in terra, dal più vecchio al più giovane, in punta dei piedi, piano piano, si ritiravano tutti quanti. E a un certo punto, mentre erano lì in silenzio, io non so che cosa sarà capitato, ma io credo che da parte della donna ci fu una preghiera silenziosa. Questa donna non chiede nulla, apparentemente, però noi sappiamo che Gesù non opera mai se noi non l'invitiamo ad operare. E tra le righe io posso vedere, se mi è concesso, una preghiera silenziosa di questa donna che sembra dire: Gesù, tutti mi accusano, però io vengo a te, io ti chiedo perdono. E voi sapete cosa avvenne? Che quando tutti se ne sono andati, Gesù si rivolge alla donna e dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? E lei può dire: non c'è nessuno. Bene, neanche io ti condanno, va e non peccare più. Che aveva chiesto questa donna? Io credo che l'aveva chiesto il perdono, perché non c'è nessuno che è perdonato se non lo chiede. Non è la parola udibile, non è la confessione pubblica. Il Signore conosce il segreto dei nostri cuori. Che cosa chiedi che vuoi che io faccia per te? Signore, che tu mi perdoni. Un altro caso. I discepoli nella barca, non cerco di rifare la predica di ieri sera che era bellissima e mi dispiace per chi non c'era, ma questi discepoli nella barca in mezzo alla tempesta gridano: Signore, salvaci! Avrebbero potuto chiedere altre cose, ma essi chiesero salvezza e salvezza ottennero. La donna sirofenice che s'accosta a Gesù ha bisogno che la propria figliola sia liberata e trova inizialmente qualcosa che sembra un muro che l'allontani dal Signore, un muro di silenzio. Ma ella continua, chiede, chiede, chiede e alla fine ottiene. E così la scrittura è piena di richieste importanti. Se è vero che ci sono quelli che hanno chiesto cose importanti, è anche vero che la scelta stasera spetta a ciascuno di noi. Cosa chiederemo? Dinanzi a quello che Dio dice, chiedi quello che vuoi che io ti dia, che cosa chiediamo? Gesù, Dio manifestato in carne, ha detto: chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ed egli si rivolge a ciascuno di noi stasera, come si rivolse al cieco sulla via di Gerico per dirgli: che vuoi tu che io ti faccia? E quell'uomo rispose: che io ricoveri la vista. Come risponderemo? Signore, io voglio avere successo. Signore, risolvi questo mio problema di oggi. Signore, io ho bisogno che mi aiuti economicamente. No, no, chiedi al Signore le cose grandi. Chiedi al Signore le cose importanti. Chiedi al Signore, chiediamo al Signore perdono, salvezza, certezza, guarigione, liberazione, una vita benedetta. Chiediamo al Signore il dono della santità. Chiediamo al Signore la vittoria. Non chiediamo cose secondarie. Anche perché le cose secondarie vengono da sole se noi chiediamo le cose primarie. Infatti, proprio come Salomone chiese la sapienza, Dio gli disse: e oltre a questo, siccome tu non hai chiesto la ricchezza, oltre a questo io ti do quello che non mai domandato. E noi siamo testimoni che ci sono migliaia di cose che noi non abbiamo mai chiesto al Signore, che il Signore ci ha sempre donato, vero? Perché Lui è fedele. Perché Gesù ha detto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.
e noi stasera godiamo della provvidenza di Dio perché abbiamo chiesto le cose principali. Siamo qui stasera. Chiedi quello che vuoi che io ti faccia. Ogni volta che penso a questa domanda, non posso fare a meno di ricordare che questo è stato il testo che raggiunse il mio cuore e di altri forse 15 giovani nel 1945. Cosa vuoi che io ti faccia? E quella sera accettai il Signore come mio personale salvatore. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Chiedi quello che tu vuoi. Che chiederai? Chiederai la soluzione di piccole cose? No, chiedi le cose grandi, chiedi le cose eterne, chiedi le cose importanti e Dio poi ti darà tutto il resto, perché la sua promessa è una promessa di grande liberalità, perché Egli è il Signore ricco, ricco e onnipotente. Chiniamo i nostri capelli. Signore, tu vedi i nostri sentimenti sinceri, forse talvolta ti abbiamo chiesto cose secondarie, considerando che tu sei simile a noi, ma noi ti chiediamo stasera cose grandi, riconosciamo che sei l'Onnipotente, il Signore della Gloria, colui il cui braccio è disteso per operare. Signore, noi ti chiediamo cose grandi e cose preziose, ti chiediamo cose eterne, cose che durano per sempre, sapendo che queste sono le cose che veramente servono per le anime nostre. Salva, opera, libera, consola, dà vittoria. Libera da ogni tentennamento e da fiducia e certezza, e fa che noi come individui e come popolo che appartiene a te possiamo vivere una vita prospera e fruttifera, una vita esuberante che dimostri la pienezza della tua presenza nella nostra vita. Grazie Signore perché le tue ricchezze sono infinite, ma grazie Signore perché tu chiedi a noi di fare la scelta, e la nostra scelta stasera è: Signore, dacci le cose più preziose del tuo regno. Ti preghiamo, continua a rimanere con noi, opera in ciascuno di noi e rispondi alla richiesta di ciascuno. Fa che questo popolo che tu hai chiamato e al quale noi abbiamo l'onore d'appartenere possa essere un popolo saldo, forte, fiducioso, vittorioso, che aspetta il ritorno del tuo figliolo. Rimani con noi e noi ti lodiamo nel nome di Gesù. Benedetti in eterno. Amen. Me prendo a sí.
Siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen.